un gran buio. C'è un gran buio. Vedo un'ombra. Vedo un'ombra. È molto nera. Nera. Cos'è quella cosa? È una cosa molto strana, non capisco se è umana, Molto strana. se... Sì. Il primo ricordo, il primo in assoluto, la prima sensazione. Cosa c'è intorno a te? Mi sento coperta da queste... Si stanno formando altre ombre. Altre ombre si stanno Sì. formando. Hanno qualcosa a che fare con te queste ombre? Mi tengono bloccato. Ti tengono bloccato. E tu chi sei? Sai chi sei? No. Ce l'hai un nome? Chi ti ha creato? Hai coscienza di questo? Non ricordo molto, ma vedo dei... Vedo Cosa percepisci? anche un bagliore. Un bagliore. Sì. Cos'è quel bagliore? Una luce bianca. Bianca. E ora che succede? Mi sento accecare. E ora cosa accade? Continua a cercarmi questa luce, questo bagliore. Cos'è questa luce? La conosci? È simile a quello che è simile a un'esplosione. È un'esplosione. Sì. Oh. E tu cosa ci fai lì? Mi sento come prigioniero, non riesco a scappare. E ora cosa succede? Vedo gente morire. Ce l'hai un corpo? Come sei fatto? Sono tutto... Bagnato. Come sei fatto? Sono alto, magro. Vestito da una tuta militare. Militare. Sì. Ce l'hai un nome? Sì. Qual è il tuo nome? John. In che anno siamo?
Se ben ricordo. Eravamo alla fine dell'Ottocento. 1800. Cosa ci fai lì? Tentavo di salvare delle vite. Questo è il tuo contenitore ufficiale? Quanti contenitori hai utilizzato finora? Quanti? E l'ultimo contenitore è quello di ora? Quello di Diego? Ci sono altri contenitori dopo? Sì. E il contenitore di Diego, come ti ci trovi? Male. Perché? Sento solo. Non è adatto a te questo contenitore? No. Cosa c'ha che non va? Mi blocca. Ti blocca? L'hai scelto tu questo contenitore? No. Chi l'ha scelto? Un'ombra, non... un essere mostruoso. Cosa fa questo essere mostruoso? Mi fissa. Ci ha scelto lui questo contenitore per te? Sì, ma non mi piace. Non ti piace? Ma di questo contenitore, dov'è? Ero in una bella dimensione. Bella, eh? Si sta bene lì. Sì. Perché sei venuto di qua ancora? Volevo rimediare. Volevi rimediare a cosa? Volevo fuggire da tutti questi tutta questa guerra. Mi avevano ucciso. Hai dovuto tornare. Sì, ho voluto tornare. Bene. E questo contenitore ora? Guardalo un po'. Da fuori si vede bene. Cosa c'è dentro? Che cosa ha a che fare? Ha a che fare qualche cosa con questo problema degli alieni? Che cosa ha a che fare? Fuori lo vedi bene. Cosa c'è dentro questo contenitore? Questi esseri Come sono fatti? piccolissimi. Che forma hanno? Grigi.
pelati, tre dita, nudi. Cosa vogliono da te? Mi stanno chiedendo aiuto. Per fare cosa? Salvare dai soldati. E tu che aiuto gli puoi dare? Non posso più fare niente. Ce l'hanno una coscienza questi. Sì. Sono buoni. Esistono i buoni e i cattivi. Purtroppo sì. Questo contenitore ha dentro di sé alcuni di questi parassiti. Molti. Come sono fatti? Sembrano mostri di tutti i tipi, non so descriverli. Perché non le mandi via? È più forte di me. Perché non li mandi via? Se vuoi li puoi mandare via. Mi fanno paura, mi minacciano. Perché dovresti aver paura? Tu non devi aver paura di niente. Non c'è niente che ti possa fare qualcosa. C'è niente che ti possa fare qualcosa. Mi fanno ricordare la vita precedente, quando mi hanno ammazzato. Beh, e che male c'è nel ricordare una cosa precedente? Mi stanno avvertendo. Che cosa ti dico? Di stare attento o perderò le persone che amo. E invece ti diranno una bugia. Non lo so. Lo puoi sapere. Guardami nella testa. Dicono le bugie, ti dicono le bugie, è solo un banale di fatto. Vedi? Stanno insistendo. Ma insistono, ma è sbagliato. Vedi? Lo puoi vedere da lì. Mi dico di non fidarmi di nessuno. Che ti devi fidare solo di te. Solo di te ti devi fidare. Dicono che sono sbagliato. Sono loro che sono sbagliati. Loro sono sbagliati. Lo vedi come sono sbagliati? Lo vedo bene da qui che sono sbagliati. Vedi? Proprio sbagliato. Tu non puoi essere sbagliato perché tu sei e basta. Sei quello che sei. Non esiste uno sbagliato e uno fatto bene. Tu sei tu. Loro si vogliono fregare. Vedi come si vede bene da qui? Da qui si vede bene. Mi fanno vedere le delle persone. Ti fanno vedere delle persone? Sì. Tu non ti devi preoccupare di quello che ti fanno vedere. Stanno ridendo e scherzando. Queste sono immagini che loro ti proiettano nella testa. Ma non sono reali, neanche a me. Lo puoi vedere da qui, dove sei, che le cose stanno in questo modo. Vedi? Vedo molto affiatamento. Vedi? Allora sei tu che puoi fare queste cose, non loro.
puoi decidere di fare quello che vuoi. Tento di entrare nel gruppo, ma vengo respinto. Non c'è bisogno di entrare nel gruppo, sei tu il gruppo. Sei tu il gruppo. Sei tu il tuo gruppo. Tu non puoi finire. Loro vogliono la tua energia. E invece te non gliela dai. Puoi smettere di dartela. Perché non ci sono i buoni e i cattivi. Non esiste questa cosa. Esistono solo gli esseri. Se qualcuno ti ha detto che esistono i buoni, ti ha detto una bugia. Questo lo sai benissimo, lo sai da solo, solo che non te l'ha mai detto nessuno. Sono stati tutti cattivi con me. Sì, sono stati come erano, la loro natura. Ora tu non ti importa più niente, tu sei da solo, il tuo problema è il tuo. Così saprai risolverlo, perché questo è il tuo problema. Tu puoi fare quello che vuoi, pensa. Puoi prendere gli allievi e mandarli a casa. Solo con questo sistema poi il tuo contenitore risolverà tutti i suoi problemi. Perché acquisisce coscienza di sé. Lui è, tu sei. Non hai bisogno degli altri. Sono gli altri a volte che hanno bisogno di te. Solo che fanno i furbi e non te lo vogliono dire. Ma te lo devi capire. Te lo puoi capire. Gli altri hanno bisogno di te, non te degli altri. È ingannevole questa cosa. Ma non riesco a crederci. In questo contenitore, dopo ci starai molto meglio. Vengono gli alieni a prenderti in questa vita. Si nascondono. Dove si nascondono? In una stanza. E cosa si nascondono a fare? Perché sono troppo pauroso, troppo agitato. Non vogliono venire. Non possono venire in realtà. Questo lo sai perché? Perché te non sei affatto pauroso e agitato, ma perché loro hanno paura di te. E non possono venire. Questa è la realtà dei fatti, vedi? E pensare che tu credevi che loro fossero più forti. Non è vero niente. Sei te più forte. Loro non vengono. E non verranno mai. Però te devi sapere che sei più forte. Devi sapere che hai coscienza. Devi sapere che gli altri hanno bisogno di te. Non sei te che hai bisogno degli altri. Questo te lo fanno credere gli altri. Non hai bisogno di questo. Basta capirlo. Vederlo. Lo vedi? Lo vedi da dove sei ora? Vede bene da lì. C'è Diego con il suo contenitore. Dove te dentro ci stai. Pensa come ci si può stare bene dentro questo contenitore. Ci si può stare veramente bene e imparare un sacco di cose. In fondo me l'hai detto te, sei qui per imparare. Bene, i mostri non ti prenderanno più. Non ti possono prendere perché te hai coscienza di te stesso. Ti prendevano solo perché te ti facevi prendere, ma ora non più.
non ci sono più cose nere che ti vengono addosso, che ti prendono. Te puoi addirittura difendere gli altri, quelli che vengono presi, quelli veri. Pensa, li puoi anche difendere. Questa è una cosa molto interessante. È molto interessante. Chi ha deciso che tu dovevi entrare in questo corpo? L'ho deciso io. Bravo, vedi? Ora l'hai capito. Vedi che differenza c'è tra prima e ora. Ora lo sai. Non credere che fosse qualcun altro. Sei te che hai deciso per te. Come? Tutte le informazioni e tutte le cose che farai da ora in poi. Volevo rincontrare due persone che ho perso in guerra. Sì. L'hai deciso tu. Tu l'hai deciso, solamente tu. Ora vedi che cosa vuol dire questo, che te sei in grado di prendere le tue decisioni. E non c'è bisogno di aver paura di nessuno, perché non c'è nessuno che ti fa paura. Ora lo vedi bene da lì, perché da lì si vede bene tutto. Tutto. Si vede molto bene, anche che ora sei in grado di prendere molto più tranquillamente le tue decisioni. Te puoi aiutare gli altri. È difficile che gli altri aiutino te, ma te puoi aiutare gli altri. Proprio perché fai quello che vuoi. Questo è quello che conta, come hai ricordato ora. E da oggi sarà sempre più così. Sempre più responsabile di te, cosciente di te. Sei te quello che conta. Molti altri attorno non hanno questa forza che hai te. Quindi tu sei in grado di risolvere a loro le soluzioni. E risolvi così anche le tue. Come hai fatto prima, sei tu che hai scelto di entrare in questo contenitore. Hai visto? Che meraviglia. Che meraviglia. Non ci sono alieni che ti rompono le palle perché hanno paura di te. Non possono venire. Hanno troppa paura. Troppa paura. E tu li puoi mandare via. Lo sai che li puoi mandare via. Ne rendi conto? E quindi l'idea che tu possa aver paura è un'idea falsa. Te non hai paura perché la paura non esiste. Ora da lì si vede bene. Prendine coscienza di questo fatto, perché una volta capito, sei capito per sempre. E non ricadrai mai in questo errore un'altra volta. Neanche in un'altra esistenza. Questa è la tua situazione. Da lì si vede bene. Bene. Come ci si sta in questo contenitore? È migliorato, ma non di tanto. Bene. Migliorerà ancora di più. Ora è appena all'inizio, siamo. Vedi? Dipende tutto da te, perché tu e la tua volontà è quella che conta. Il contenitore è un contenitore. È tu, con la tua volontà, che lo fai migliorare. Il contenitore ti viene dietro. E questa è la cosa importante. Aumenterà e migliorerà sempre di più. Sarai in grado, con la tua volontà e la tua forza, di non farti fregare da nessuno. Da nessuno. Così potrai scegliere anche la prossima volta un altro contenitore. Ma prima che questo accada, si giocherà insieme in questa esistenza e si impareranno un sacco di cose. Non c'è bisogno di avere una vita passata con dei problemi da risolvere. Quella era passata, ora c'è questa. Ora c'è questa. Il contenitore deve risolvere questa situazione. Giochiamo qui insieme e impariamo insieme le cose. Se te sei forte non verranno gli alieni,
a romperti le scatole e non verranno neanche vicino ai tuoi amici. Questa è una cosa importante. Si vede bene da lì dove sei. Bene. Ora conterò fino a 10. Poi il tuo corpo si compatterà e tutto entrerà insieme. Corpo, mente, anima, spirito, tutto in un colpo solo. Tu potrai aprire gli occhi solo quando hai pulito il numero 10. 10, puoi riaprire gli occhi.